Ciao, sono Linda Giorgiani di Toscana Immobiliare e Gioiello. Se stai cercando casa, ti sarai sicuramente reso conto di quanti siano i fattori determinanti e importanti di una compravendita. In parole povere, non è importante solo quello che stai acquistando, ma anche le cosiddette condizioni di contorno. In questo video ti parlo delle 5 domande chiave che dovresti assolutamente fare all'agente immobiliare durante la prima visita. Primo, lei è abilitato come mediatore immobiliare? Prima di tutto, accertati che la vendita sia gestita da un mediatore immobiliare abilitato. Perché? Pensaci un attimo. Stai per investire nell'acquisto diverse migliaia di euro, magari risparmi di una vita. Ti fideresti se a gestire il processo ci fosse qualcuno che non ha le competenze per farlo? Secondo, la documentazione relativa all'immobile è in regola? Questa è in realtà una domanda forse troppo generica. Perché come avrai notato, ogni immobile si porta dietro una marea di documenti. Non è ovviamente pensabile passare in rassegna tutta la documentazione relativa all'immobile in sede di prima visita. Innanzitutto conviene che tu capisca se l'immobile ti interessa e se è la casa che fa per te. In ogni caso, durante la prima visita puoi sicuramente chiedere se dal punto di vista urbanistico e catastale è tutto in regola, ovvero se lo stato di fatto dell'immobile che stai visitando corrisponde alle planimetrie depositate in catasto e a quelle del comune. Se non ci dovesse essere questa corrispondenza, l'attuale proprietario potrebbe muoversi in due modi diversi. Potrebbe adeguare le planimetrie allo stato di fatto presentando una pratica sanatoria in comune e un aggiornamento catastale. Oppure potrebbe ricondurre lo stato di fatto alle planimetrie depositate. Facciamo un esempio veloce. La casa che hai visto è stata completamente ristrutturata e ha un bellissimo salone con la cucina a vista e magari l'isola con il piano a cottura e la cappa sospesa. Però nelle planimetrie depositate in catasto e comune, la cucina risulta ancora separata dalla zona giorno da una parete che in fase di ristrutturazione è stata demolita. Quindi il proprietario dovrà decidere, prima di vendere, se ripristinare la parete rinunciando all'isola con cappa sospesa oppure fare, sempre se possibile, una sanatoria. Meglio saperle prima queste cose, no? Terzo, taverne o mansarde, come sono accatastate? Se nella casa che stai visitando sono presenti ambienti mansardati o taverne, stai all'occhio. Tutti gli ambienti che nella planimetria catastale sono identificati come sottotetto, cantina o lavanderia non sono considerati abitabili e quindi la loro incidenza sul prezzo è ridotta rispetto agli ambienti principali, cioè soggiorno, cucina, camere, bagno, eccetera. Quarto, se l'immobile è stato ristrutturato, a quando risalgono i lavori? E soprattutto, che lavori sono stati fatti? Non tutti gli appartamenti ristrutturati sono uguali, soprattutto per quanto riguarda la parte che non si vede, cioè gli impianti. Se acquisti un immobile ristrutturato, prenditi tempo per verificare quali lavori sono stati fatti, soprattutto nei punti più delicati, ovvero i bagni, l'impianto del gas e l'impianto elettrico. Verifica insomma, o chiedi consiglio a un tecnico di fiducia, che la ristrutturazione non sia solo di facciata, ma che siano stati fatti lavori a regola d'arte. Quinto, quali sono le tempistiche del venditore? Ci sono vincoli particolari? Assicurati sempre che le tempistiche del venditore siano compatibili, almeno in linea di massima, con le tue, soprattutto se hai tempi stretti. Il venditore potrebbe infatti avere bisogno di molti mesi prima di lasciare libera la casa, oppure l'immobile potrebbe essere assoggettato a vincoli che richiedono tempi burocratici lunghi. Come hai visto, sono tanti i dettagli a cui prestare attenzione quando devi acquistare casa. Anche perché, in tanti casi, anche quello che sembra un dettaglio di poca importanza può fare la differenza. Noi di Toscana Immobiliare in Gioiello avremo cura di fornirti un quadro completo ed esaustivo dell'immobile che ti interessa e saremo al tuo fianco per guidarti in tutte le fasi della compravendita, fino al logico. Affidati a noi per vendere o acquistare casa in sicurezza e al miglior prezzo di mercato e continua a seguirci. Ciao!